Zucchero è presente nell'80% di quello che consumiamo. C'è molta confusione sui suoi effetti sulla salute e con un bebè in arrivo ho bisogno di una risposta definitiva. Voglio sperimentare una dieta ad alto contenuto di zuccheri. E come farai? Dovrai ingurgitare 40 cucchiaini da tè di zucchero al giorno. 40 al giorno? Ma saranno solo zuccheri nascosti in quelli considerati cibi sani, quindi niente bibite gassate, dolciumi o gelati. Il guaio è che sempre più persone si ammalano e che molti scienziati pensano che il colpevole di tante malattie sia proprio il fruttosio. Assumo la stessa quantità di calorie di prima, ma non mi sento sazio. Queste calorie producono effetti molto diversi sul nostro organismo. Se andassi avanti mantenendo questi livelli, andrei incontro all'obesità. Certamente, ti mancherebbe poco. Tutti gli zuccheri, zucchero di canna, zucchero raffinato, quello dei succhi di frutta, hanno gli stessi effetti sulla salute. Oggi non mi sento bene per niente. Sono molto irritabile. Le funzioni mentali diventano instabili. È un chiaro segnale di fegato grasso, ma è la prima volta che mi capita di vedere uno sviluppo così accelerato in sole 2 settimane. Entrando in un supermercato, dovete puntare il carrello verso il reparto ortofrutta e saltare tutto quello che c'è nel mezzo. Lo zucchero non è il diavolo, ma si vive molto meglio se ne facciamo a meno.